Ci troviamo col dottor Pasquinelli del Movimento Popolare di Liberazione. Allora, intanto la prima domanda è perché nasce l'esigenza di questo movimento? Per costruire nel tradizionale campo della sinistra, ormai completamente spappolato, un punto di vista sovranista e popolare. Vale a dire che secondo noi siamo in una fase storica in cui il nostro paese viene di fatto colonizzato, messo sotto protettorato, Monti sta lì apposta, e tutti i tentativi di guadagnare diritti sociali o di difendere i vecchi diritti acquisiti cozzano contro la gabbia di ferro dell'Unione Europea, dei trattati di Maastricht, degli statuti della BCE, cioè dell'euro. Se non si esce da questa gabbia, non solo noi resteremo protettorato, ma siamo destinati a un lungo e faticosissimo e dolorosissimo periodo di declino economico, industriale e quindi democratico. Per cui secondo noi occorre sposare da un punto di vista del popolo lavoratore la sovranità nazionale con la democrazia, con i diritti sociali, in una prospettiva che per noi comunque resta il socialismo sul lungo periodo. Avete già fatto uno splendido convegno con la dottoressa Mussu e la dottoressa Undiemi. Oggi ci ritroviamo con la dottoressa Napoleoni. Questi incontri a cosa servono? Qual è l'obiettivo di questi incontri? L'obiettivo di questi incontri non è solo dare voce a tutte le persone, anche colte o agli economisti, piuttosto che a esponenti politici, che sfuggono al pensiero unico della difesa dell'euro. L'obiettivo è anche quello di tentare attraverso questi incontri di dare vita ai primi passi di un grande fronte popolare per strappare l'Italia da questo destino di protettorato e di colonizzazione. Quindi è il tentativo di dare voce e dare spazio politico a un'opinione che è forte a livello popolare tra i cittadini, per cui c'è bisogno di contrapporre alla casta politica nelle sue varie ramificazioni, da sinistra a destra, un punto di vista popolare, democratico e sovranista. Quindi è il tentativo di cominciare a mettere attorno a un tavolo tutti i vari pezzi di società civile che sono fuori dal partito unico del politicamente corretto eurista. Allora, una domanda un po' più specifica. L'Italia praticamente ha acquisito il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, tra l'altro senza aver interrogato il popolo, per esempio con un referendum, l'ha acquisito punto e basta. La Germania invece ha posto quantomeno una questione costituzionale, infatti ha fatto richiesta al proprio Corte Costituzionale se c'era una validità di tipo proprio costituzionale e giuridico. E la risposta è stata sì, con certe condizioni. Allora, la prima domanda è: come mai l'Italia neanche un barlume di problema di questo genere? Cioè, la nostra Corte Costituzionale non si è posta nessun problema. E come mai poi la Corte Costituzionale tedesca invece ha posto dei veti, per esempio quello della segretezza del MES? La differenza tra l'Italia e la Germania è che la Germania, pur con tutti i limiti, resta un paese sovrano, grazie alla sua potenza economica e politica. L'Italia è già sotto protettorato, ha una sinistra e una destra completamente imprigionate dentro la gabbia dell'euro e della grande narrazione della moneta unica, per cui se in Germania, nonostante la Merkel, hai avuto sia da sinistra che da destra decine e decine di ricorsi in Corte Costituzionale con qualcosa, con decine di migliaia di firme di cittadini, qui nessuno ha avuto il coraggio di fare un ricorso alla Corte Costituzionale italiana che sia il Fiscal Compact che il meccanismo, il MES o ESM, ledono radicalmente e profondamente la sovranità popolare e le prerogative del Parlamento. Col Fiscal Compact e con il MES nessun governo italiano è più titolare di stabilire la politica economica di questo paese. Questo è. Quindi è gravissimo che il Parlamento italiano abbia approvato senza colpo ferire, senza nessuna serissima discussione, proprio in modo da cialtroni quali sono, no? Diciamo così, di accettare il protettorato che poi infatti Monti sta lì apposta, come abbiamo detto. Ora, la Corte Costituzionale tedesca ha accettato il meccanismo di salvataggio con alcune condizioni. Adesso bisognerà entrare nei dettagli, bisogna leggere il testo con cui il testo della sentenza, insomma. E comunque la Corte Costituzionale tedesca, nonostante purtroppo abbia accettato il dispositivo di fondo, ha detto che superate certe condizioni o entro certi limiti, il Parlamento sarà, il Bundestag, obbligato a ridiscutere passo dopo passo gli atti.
i passi che questo meccanismo di stabilità europea, con l'Unione Europea, eccetera, faranno. E come ho detto, la differenza è che in Italia ormai il mondo della rappresentanza politica è completamente sganciato dal popolo e dalla realtà. Sono tutti servi e inservienti di questi grandi protettorati oligarchici europei e quindi con loro non c'è scampo. Ecco perché nasce l'MPL, per dare un punto di aggancio a quella parte d'Italia che non vuole morire come colonia della grande oligarchia finanziaria. Ultima domanda, ci sono altri movimenti che per fortuna, anche se molto piccoli, stanno cominciando a parlare di sovranità. C'è una possibilità di fare fronte unico, almeno per l'oggetto di scopo, ossia riprenderci la sovranità? Allora, come alcuni ben sanno, noi siamo stati i primi a sollevare la prospettiva del fronte popolare ampio. Ora, quanto ampio deve essere questo fronte, no? Apparentemente oggi stiamo parlando di cose metafisiche, ma io ritengo che il quadro sociale, ed economico e politico si sfascerà ulteriormente e entro un anno, no? Queste nostre discussioni apparentemente esoteriche diverranno oggetto di dibattito pubblico tra i cittadini comuni. Noi dobbiamo costruire un fronte di tutti coloro che sono contro il partito unico dell'euro, perché se no non ne usciamo. Non penso che sia possibile un fronte talmente ampio da comprendere chiunque sia contro l'euro, poiché secondo noi un fronte non può essere solo difensivo. Noi parliamo di un fronte che entro 2 o 3 anni deve governare questo paese. Abbiamo bisogno di un governo popolare di emergenza, perché se no andiamo nell'abisso, nel disastro. E quindi noi diciamo, proponiamo alcuni punti fondamentali per il governo di questo paese. Il fronte serve per cacciare via questi servi e portare al governo nuove forze popolari che stanno cominciando ad emergere in modo più o meno condivisibile, da Grillo ad altri che stanno sorgendo, altri movimenti, Forconi, eccetera. Quindi è possibile che forze ideologicamente molto diverse tra loro, in un certo senso anche opposte, possano concordare su un programma di governo? Io penso che sia difficile, perché secondo noi bisogna partire dalla difesa della sovranità nazionale alla difesa dei diritti e degli spazi democratici, a partire dalla difesa della Costituzione, che viene calpestata da questi signori in Parlamento e dai governi. Noi siamo per un fronte con tutti e per una effettiva rivoluzione che sia popolare e democratica. Se si difende il principio, diciamo così, che il popolo è sovrano e deve esprimersi democraticamente, noi siamo disposti a far fronte col diavolo e sua nonna per cacciare questi oligarchi e questi nuovi dittatori. Ringraziamo il dottor Pasquinelli. Grazie. Del Movimento Popolare di Liberazione. Grazie, ero convincente.